una breve introduzione da parte mia come a nome dell'amministrazione comunale di Sant'Orso, visto che questa è una cosa che non organizziamo noi direttamente, ma che siamo lieti di ospitare. Sostanzialmente, come forse sapete, l'amministrazione comunale di Sant'Orso in questo mandato ha lavorato su alcune parole d'ordine importanti per noi, ossia i concetti di beni comuni, di sostenibilità, di transizione e di partecipazione. Abbiamo fatto quindi tutta una serie di percorsi che hanno coinvolto le associazioni e molti sono state fatte anche grazie ad associazioni che oggi sono anche qui rappresentate in sala, e sono state fatte serate pubbliche in cui questi temi sono stati tentati di portare al cittadino comune. Ricordo solo per numerosità la serata con la Touche, in cui c'erano 1500 persone con forte presenza di giovani. Abbiamo fatto poi anche delle iniziative e degli interventi oggettivi della realizzazione dei progetti in linea con queste tematiche, e sostanzialmente con l'obiettivo di affrontare questo momento particolare di crisi, prima di tutto sociale ma anche culturale ed anche economica, con un'ottica diversa. In questo contesto abbiamo realizzato anche la scuola dei beni comuni, che è stato un weekend in cui con una quarantina di persone abbiamo proprio approfondito questi temi, quello dei beni comuni, quello della partecipazione, partecipazione intesa come il cittadino comune può dire la sua non solo ogni 5 anni quando si vota, bensì costantemente nel corso ad esempio di un mandato amministrativo di un comune. E direi che abbiamo seminato e c'è stata una risposta interessante da parte di tutte le realtà che abbiamo coinvolto, anche di cittadini comuni. All'interno di questo contenitore c'è arrivata questa proposta di affrontare il tema della crisi più economica, quindi dell'impresa e del lavoro, affrontarla però probabilmente con un'ottica diversa da quella in cui, come è stata tentata di affrontare fino ad ora. E quindi l'idea di proporre questo corso destinato prevalentemente agli imprenditori per dare una chiave di lettura diversa di questo momento, e quindi da come l'abbiamo letta noi, e quindi abbiamo detto subito di sì perché ci pareva fosse completamente in linea con i nostri obiettivi, quello di leggere il mondo del profit non solo con la lente, con la chiave del profitto, ma anche con quella dell'aspetto sociale. E ovviamente la componente sociale è uno dei tre pilastri del concetto di sostenibilità. Quindi noi abbiamo detto subito di sì a questa proposta ed anzi stiamo dando una mano per organizzarla. Abbiamo messo a disposizione i locali per realizzare questo evento e poi vorremmo anche che questo inizio di collaborazione continuasse in tutto un percorso che potrebbe portare altre serate a Sant'Orso o in un territorio più ampio, perché capiamo bene che ragionare di questi temi in modo campanilistico ovviamente non ha nessun senso. Io quindi ringrazio il professor Spano e il suo gruppo per questa proposta e gli cedo la parola, che mi illustrerà in dettaglio l'idea e anche gli aspetti logistico-organizzativi dell'evento e poi del proseguo probabilmente delle attività. Grazie Assessore, vi saluto. È un'occasione questa per noi, e vi dico poi di noi chi siamo, estremamente importante, anche perché chi ci ospita a questo comune ha già una storia e un impegno assolutamente significativo che va al di là delle 1500 persone quando è venuto l'amico Serge Latouche, ma è significativo questo dato, no? Perché è un impegno oggi assolutamente encomiabile e anche una testimonianza, non dico unica, ma che serve per generare queste modalità di anche fare amministrazione locale. Ecco, il nostro gruppo, uso appunto l'aggettivazione amministrazione, quindi locale, per dire che il nostro gruppo è un gruppo
che non è strutturato come un'organizzazione, un'associazione, è un gruppo di studio di fatto, di gente di buona volontà. Siamo partiti dall'università, ma non è che l'università ha espresso il gruppo stesso, in particolare da un mio allievo e da me, per capirci, allievo non giovanissimo, il dottor Roberto Zecchin, che è qui. E poi si è moltiplicato, nel gruppo c'è un ex operaio, un sindacalista, una psicanalista, operatori sociosanitari, ex imprenditore, cultori della materia economica e anche imprenditoriale, è un gruppo così misto. Ci siamo dati però una denominazione, e qui vale la pena proprio definirla velocemente, che ha un significato. Si chiama questo gruppo Democrazia Locale, poi c'è un sottotitolo Al di là del politico, una rivoluzione dal basso, e spiego brevemente. Beh, il termine democrazia lo conosciamo, che oggi sia in crisi le democrazie è abbastanza evidente, non spendo ulteriori parole. È sul termine locale che ci si deve intendere, perché è un termine ambivalente, non ambiguo. Ambivalente vuol dire che con locale noi intendiamo l'orto di casa nostra, questa dimensione, le comunità locali, gli enti locali, no? Come le amministrazioni comunali, ma anche intendiamo un concetto ben più, direi, strategico. Cioè il locale in questa nostra visione è la contraddizione, l'antagonismo al globale. Non ne possiamo più di globalizzazione, di globale. Il globale è una perversione di questa umanità ad uso delfini, cioè per favorire le grandi centrali finanziarie che hanno pianificato il mondo, si sono raccolte all'interno di alcune sigle, insomma le sigle sono quelle, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio, che non sono più in mano ai paesi che le hanno espresse. Vi cito solo questo dato. È possibile che la Banca Mondiale abbia come socio un socio di maggioranza che detiene il 51% delle quote, che si chiamano Stati Uniti? È mondiale o è degli Stati Uniti questa banca? Cioè, tanto per capirci, no, è degli Stati Uniti. Ebbene, nel male, non sto discutendo. Oggi non si può più proporre queste cose. C'è un'umanità che vuole essere più solidale, più partecipe. Ecco il discorso della rivoluzione dal basso come riappropriazione, no, di un impegno collettivo che parta da qua. Noi siamo in basso, non c'è niente da fare. No, siamo non quelli che hanno in mano le leve del potere, che oggi sono condizionate da questa politica di globalizzazione. Vi ricordo che il globale ha come modalità logica quello di rendere tutti copia conforme, altro che come si diceva banalmente i cinesi tutti uguali. Buongiorno. Scuso, io sono il sindaco. Ma no, ma mi dà solo fatta voi. Grazie sindaco. È proprio la omologazione anche delle diversità. Se mi concedete un po', questo sia un pezzo da docente universitario ormai da 43 anni, cioè la diversità regge la logica del vivente tutto. Qualsiasi azione dove fa sparire il concetto di diversità è una perversione dell'esistenza tutta, non del fatto economico o del fatto culturale, del fatto anche biologico. Buongiorno. E detto questo, abbiamo questi significati, abbiamo prodotto un manifesto che è un po', come dire, un salto di visione del mondo, dove il locale prende questo significato di essere una nuova prospettiva che supera una visione che ormai cosa sta producendo? No, la crisi è mondiale, è planetaria oggi, non è che stiamo così bene, in più siamo in una situazione all'interno della quale l'1% detiene i poteri mondiali. Ma, insomma, non si può concepire, ecco, una democrazia, no? Planetaria, dove si vede che l'1% è titolare del patrimonio collettivo di tutta l'umanità e ne porta, insomma, le regole del destino dell'umanità stessa, è qualche cosa che va cambiato. Allora, questi sono i significati più generali. Quindi questo obiettivo è anche quello di portare avanti delle parole d'ordine che non sono solo slogan, ma divengono indicazione per l'azione.
La nostra ambizione, qui ce n'è un po' di ambizione, sarebbe quella proprio di avere maggior visibilità e riuscire a fare un'operazione, e chiudo con la nostra, chiamiamola carta d'identità, di reale collaborazione, unione, che non vuol dire, come dire, non mantenere le diversità, perché sono una ricchezza, ma un coordinamento di tutte quelle realtà, comuni compresi. Ci sono dei comuni virtuosi, oggi doveva essere presente il sindaco di Villa Verna, è stato premiato qualche giorno fa. C'è il consigliere. Cito anche i nomi, c'è il consigliere comunale di Villa Verna, che è il primo comune in Italia che ha introdotto un qualche cosa di estremamente significativo, di solidale a vantaggio della popolazione, e c'è poi anche il responsabile regionale di questa sigla che ha prodotto questa iniziativa, e dirò fra tre minuti. Quindi il progetto è quello: più siamo divisi al basso, peggio. Ci dobbiamo coordinare, dobbiamo trovare delle linee guida di lavoro comune, condivisibile, pur nelle differenziazioni che sono ricchezza. Perché, ecco, vi cedo questa mia confessione pubblica. Io, quando sento uno studente universitario fare un esame, non è che lo valuto dal punto di vista amministrativo, questo l'ha saputo, questo non l'ha saputo. Lo valuto per quello che io porto a casa dal fatto che lui media un sapere, come può farlo lui, un ragazzo di 20 anni, 21, con quella cultura, con quell'ambiente, con quella provenienza, con quelle aspirazioni. Quindi per me è una lezione quella dello studente, anche se rispetto ai miei 20.000 volumi della mia bibliotechina, lui ce ne ha 20 a casa sua, c'è una differenza, ma io non sono lui, e quando lui mi porta il suo punto di vista è ricchezza, e io cresco. Non sto di fermo a dire, questo è il coglioncello 18, 21 o 05, mi capite? È una persona umana che si propone attraverso un certo tipo di approccio. Poi ci sono i furbi, ma i furbi non li consideriamo, ci sono dappertutto. Allora, con noi oggi ci sono Elena Raccardo, che è del nostro gruppo, lei è formatrice, training, ma è anche tante altre cose, tra cui anche un po' artista, dico un po' così per affetto. Poi c'è Claudio Zanetti, che è l'ultima persona. Claudio Zanetti è stato un po' una colonna per questa nostra iniziativa. Mi tocca dire pane al pane, lui è un grande studioso di economia, di cicli economici soprattutto, ed è stato il primo che in Italia ha detto che il debito è insanabile e dimostra anche matematicamente l'impossibilità di pagare il debito. Per cui, se è così, e io ci credo, è una politica scellerata quella che ci vede impegnati a pagare qualcosa che non può essere risolto. Punto. E allora dobbiamo cambiare rotta, non c'è niente da fare. Ci sono testimonianze notevoli, importanti, molto significative, però nessuno le parla, anche oggi sentendo il giornale radio, bisogna pagare il debito, va a stare sotto il 3%, queste cose qui. A parte che il debito l'abbiamo già pagato e stiamo a pagare interessi sugli interessi, e qui ci sarebbe molto da dire. Poi come c'è anche, appunto, dicevo prima, Roberto Zecchin, che è un ispiratore di questa iniziativa, oltre ad essere psicologo è anche, ha delle competenze di organizzazione aziendale, di lavoro con le imprese. Lo ringraziamo perché lui è il nostro struttura che connette con le imprese locali, anche a Padovana, eccetera. Poi c'è Giulio Ferraro, che non vedo più dove è, scusa, c'ho la luce che mi abbaglia. Giulio Ferraro è stato anche imprenditore, ha un'esperienza personale di presidente d'azienda. Presidente d'azienda, oltre che una persona estremamente impegnata, non solo con noi, ma anche io stesso, ho varie tessere, perché è bene anche osservare ciò che vuole il pendolo da altre organizzazioni, e lui è un'assidua presenza in queste organizzazioni che sono estremamente impegnate su ambiente, rinnovamento, modelli anche di evoluzione personale, no? Eccetera. Poi devo dire chi aveva aderito a questa riunione. Il sindaco Diego Marchioro, che è il sindaco di Torri di Quartesolo, e aveva aderito anche come vicepresidente veneto dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni. L'ho chiamato, se mi avete visto alzare, in una riunione e non è riuscito a chiuderla in tempo. Poi ieri abbiamo incontrato il sindaco di Villa Verna, ma
come si diceva, c'è qui anche un rappresentante comunque della, del Consiglio Comunale, Flavio Vezzaro, dico bene Flavio? Sì. Ecco, quindi è rappresentato, ci doveva essere il sindaco Ruggero Gonzo, però ha dato piena adesione a questa iniziativa, anzi vuole che si gemmi, così come Diego Marchioro ha chiesto in particolare a me, ma io non sono l'unico che parlerà, di già di attivare un'iniziativa nel suo territorio, diciamo tra Torri e Vicenza, non sappiamo ancora dove, mi ha detto che la sede non è fissata, sabato 5, e iniziamo così a proporre parte di questo progetto, no? Con dei flash particolari. Io è chiaro che farò un'esposizione di tipo più generale. Ah, se volete leggere il nostro manifesto, è una roba grossa, 40 pagine, che se si vuole cambiare il mondo, e che, assessore, si centra su un nuovo concetto di antropopolitica. La politica è dell'uomo per l'uomo, e quindi la dobbiamo rifondare anche concettualmente, culturalmente. Lo trovate sul nostro sito www.democrazialocale.eu, perché non è roba di casa nostra, EU è un segno di solidarietà ampia, no? Europea ma anche transeuropea. Poi abbiamo Rino Falcone alla destra, responsabile Veneto, vado veloce, di Arcipelago Scec. Questo è lo Scec, non è proprio una moneta locale, ma vi dirà lui qualche cosa, è un segno di grande solidarietà e di comune interesse, e noi auspichiamo si possa realizzare. E vi dico anche questa notizia, ho chiesto autorizzazione di poterla esprimere qui, ieri parlando con Federico Barbierato, il dottor Barbierato, il direttore generale di una sigletta importante, Commercio Imprese per l'Italia, e l'Ascol di Padova. Loro hanno aderito alla Valenza e alla partecipazione a questo corso. Purtroppo questo sabato e domenica hanno un, purtroppo per la coincidenza di date, hanno un loro convegno nazionale a Cagliari, quindi fisicamente non sarebbero potuti essere qui a Sant'Orso, però hanno aderito addirittura a lavorare anche a Padova, noi ci teniamo a farlo qui, al di là della comunità per alcuni di noi che ci abitano in quel territorio. E abbiamo anche parlato di questa iniziativa, di cui penso Falcone ci dirà qualche parola, è stata accolta di, con grande attenzione, non solo, ha proposto di fare una riunione a tre, Confcommercio, il nostro amico Falcone è sottoscritto, qualche d'uno di noi, invitando anche il presidente regionale della Confcommercio, che è una bella volta. Quindi sono cose che crescono anche dentro categorie molto, no, tradizionali, non dico per politica, ma per data di origine molto forti. Padova, per capirci, la Concommercio elegge il sindaco, insomma, è una città di Bottegai che domina sulla scena politica tranquillamente, oltre che ha in mano anche la cassa, la Camera di Commercio, il presidente è uno di Concommercio. Da ultimo, non so se sei qui, signore, se è arrivato, se è lui, il dottor Creazzo? Ci sono io, sì. Hola. Deve scusare il ritardo, sì, ma non fare fatica a trovarsi, nessuno sapeva. Noi ci conosciamo solo tramite onde telefoniche, tramite telefono. Allora, il dottor Creazzo è il responsabile vicentino di Assoreti PMI, piccole e medie imprese, che è un'associazione nazionale. E ringrazio il presidente Eugenio Ferrari, il dottor Ferrari, che ha 11.000 iscritti e ha un consorzio, una rete reale di imprese che oggi annovera 600 partecipanti già coordinati. Una robina su cui non scherzare, molto importante. Con noi l'idea è partita da un'altra piccola rete di imprenditori padovani e vicentini, che non vuole essere nominata perché sono gente proprio, come dire, di casa, modesti, col cuore in mano, che però insomma riflettono in maniera adeguata sulla realtà, non ne possono più, non ne possono più, e con il cuore in mano si aprono a queste iniziative. Le abbiamo fatto perché c'è stato proprio un incontro con loro a giugno e su questa idea comune è nata questa proposta. Chiudendo, vi dico che
Questa proposta sta avendo una grande accoglienza. Abbiamo anche noi, abbiamo qualche peccato, un peccato forse di, come si può dire, valutazione organizzativa. Noi siamo partiti praticamente a luglio. Il mese di agosto ci ha un po' disintegrato, perché una comunicazione che parte a luglio, a parte con l'amministrazione comunale di Sant'Orso, che è assolutamente disponibile ed è adeguatissima nelle risposte in tempo reale, insomma, per farla breve, quando abbiamo ripreso i fili a settembre, abbiamo verificato veramente un'adesione elevatissima, però a fronte di capacità organizzative per essere qui presenti a partire da venerdì, molto, come dire, con grande attrito, proprio perché l'informazione, anche la stessa a sorprese, una volta che il dottor Ferrari si è incontrato con me, era il 3 settembre, è dovuto andare a Roma per parlare con il direttivo nazionale, perché non è che decide una persona, e si è fatto il 10 settembre, e dal 10 al 27 l'informazione gira poco. Così come il sindaco Marchioro è venuto da noi a dire no, questa cosa va diffusa, è bene che i sindaci, quindi una rappresentanza dei territori, delle comunità locali, ci siano per queste cose. Ecco, allora abbiamo deciso all'ultimo momento, ieri sera di fatto, sentendo anche il sindaco di Villaverra, altri amici, di spostare questa iniziativa, di darci ancora 2 mesi per poter appunto tanto parlare con tutte queste sigle che hanno dato un'adesione, anche con commercio di Padova, speriamo regionale, e poi farla qui a Sant'Orso nelle date 22, 23, 24 di novembre, con lo stesso programma, gli stessi attori, poi diciamo due parole, e il 6, 7, 8 dicembre, l'8 capita di domenica, quindi non abbiamo ponti che ci possono infastidire, tra virgolette. Però non lasciamo questo tempo vuoto, noi agiremo nel contattare e ampliare i contatti con le sigle che abbiamo nominato ed altre. Tra l'altro è difficile perché queste cose non sono molto visibili, ma ci sono reti, forse il dottor Creazzo lo sa meglio di me perché loro sono sparsi, beh, poi hanno l'epicentro a Modena, no? Quindi in Emilia Romagna ce ne sono, a Bologna, ieri da un nostro relatore è venuto fuori che lui sta coltivando questo discorso nel bellunese, ecco, allora vorremmo anche avere un inventario di queste reti più adeguato, in modo da coinvolgere una popolazione più ampia. Ma nel frattempo, a partire dal sabato 5, che sarà in sede o di Torri di Quartesolo o di Vicenza, il sindaco oggi di Torri non era ancora in grado di dare l'indicazione esatta, ma la comunicheremo a tutti per le vie tradizionali, mail, sul nostro sito, che vi ripeto è www.democrazialocale.eu. Iniziamo a fare delle, chiamiamole conferenze, degli interventi su questi temi. Allora abbiamo già 3 relatori, io capito per primo perché questa cosa era stata fatta ancora prima di pensare di traslocare l'iniziativa, ma poi con me ci sarà anche successivamente il dottor Claudio Zanetti, parlerà di che cosa? Cicli economici, il debito, prospettive e destino e il che fare in questa situazione, un argomento scottante che ci sta condizionando tendenzialmente. Meno male che Merkel, non do il mio giudizio sulla ministra, ha detto basta rigore, dobbiamo anche fare qualcos'altro, meno male che bisogna fare anche qualcos'altro oltre ad essere rigorosi e ammazzare la gente, E poi con noi ci sarà anche l'ingegnere Lovadina, è un consulente strategico di impresa, a parlare di una cosa molto importante, economia d'impresa, capire per agire da imprenditori attivi. Quindi faremo da qui a novembre, anche in sede, volevamo farlo già sabato, ma sono occupati di spazi per Sant'Orso, che significa che lavora molto l'amministrazione comunale e in realtà impegnate con essa. Ecco, germeremo un sabato sì, praticamente degli interventi, in modo da già cominciare, no, a socializzare questo discorso e preparare meglio l'evento della formazione di fine novembre e primi di dicembre. Ecco, ho detto tutto,
una piccola nota a piedi di pagina, interessante, va approfondita. Cioè, gli amici con cui gli imprenditori ci siamo trovati, la prima cosa a tutti si lamentano è l'accesso al credito. A me ha chiamato una persona, sempre di questi imprenditori, ero a Roma, non dico piangente, ma quasi, dicendo, professore, qua io ho ordini che mi escono dagli occhi, di gente solvibile anche, e manca 30 schede, insomma, vado in banca, mi conosco da 50 anni, la mia azienda è solida, tranquilla, non mi danno un centesimo. Che faccio? Che io cosa volete? Io ho sì qualche potere, ma forse di riflessione, ma poi materiale, ma non è che poi. Ho fatto un tentativo con un impo, l'ho buttato lì così, una preghiera, non è andato in porto, perché queste mega banche non è che si scovrano per un imprenditore piccolo vicentino padovano. Questa è una cosa assurda, insomma, tu stai bene, stai in buona salute, chiudi per avere crediti, non per avere debiti, non se ne può più, bisogna bloccare sta roba, è veramente qualcosa che va preso in mano collettivamente. Allora abbiamo contattato una sigla di una banca svedese, Jack Bank, che sta aprendo in Italia, la filosofia è questa, dare denaro. Ovviamente ci saranno delle garanzie, ma non patrimoniali, di progetto, perché se io do denaro a uno che mi inquina, col cavolo che gli do per uno che fa armi per andare in guerra, non credo si possa dare denaro per queste cose, no? O per comprare gli F-35, 36, 37, quello che sei. E a che costo? Quanto costa gestire questa banca, che poi è tutto online, a fine anno costa 10. Diviso 10, il saggio di interesse è 1. Ecco, ci sarà un saggio di interesse capace di coprire le spese di gestione. Gran bella cosa. Vi ricordo le casse Peop, per chi non è così giovane, oppure le società di mutuo soccorso, sono ancora nate a fine 800, tanto per capirci, che sono ancora modelli, mica da no? Dimenticare. Dobbiamo muoverci su questo piano. È fattibile, è fattibile. La Jack Bank si è resa disponibile, ha visto il nostro progetto, è piaciuto, da te che non ti danno i telefoni personali, mi è arrivato il cellulare, li ho chiamati, mandano la nostra iniziativa, un rappresentante a portare il saluto e a dire quattro cose su questa banca, come funzionerà. Ecco, è un altro passo avanti che può giovare agli imprenditori. Io ho detto tutto, se gli amici che sono qui devono aggiungere qualcosa che ho dimenticato, visto che l'età avanza velocemente, ecco, e se c'è qualcuno dei nostri se aggiungere qualcosa. Se vuoi descrivere un attimo il corso dei relatori. Ah sì, chiedo scusa. Allora, il corso è tagliato sulla economia, e ha anche una pagina. Il laboratorio per una nuova formazione del fare impresa. Allora ci sono anche due concetti, diciamo nuovi, perché sono nuovi? Non perché in teoria sono io che li annuncio, no. Allora, qualcosa è farina del mio sacco. Io ho scritto un saggio molto interessante, credo, dal titolo Formazione come relazione. Citavo prima Norma, cioè più qualità più relazione, tanto per capirci. Qui c'è un concetto di formazione intesa come autoformazione, l'apprendere ad apprendere, quindi non come la formazione che scatola, no, elementi, conoscenze, e quindi c'è una memoria di queste che poi va aggiornata, no, dobbiamo mettere in grado tutti di avere delle competenze per potersi autoformare, per cui è un atteggiamento rispetto alle cose che si rinnova. E poi concepiamo soprattutto la forza lavoro non più distante e sottomessa. Pensateci un attimo, è possibile che noi abbiamo ancora il lavoro dipendente? Se il lavoro, peraltro, fonda la nostra Costituzione, articolo 1, la Repubblica fondata su cosa? Sul lavoro. E allora io devo lavorare, no? Dipendendo da un altro che decide di me, della mia vita alla fine, di quello che sono, della mia identità, della mia qualità e della mia sopravvivenza. Questa è un'offesa all'umanità, amici miei. Quindi si deve generare un patto diverso tra chi porta che è in azienda, che competenze anche, e chi porta sapienza, saggezza professionale, ma anche, ecco, l'elemento aggiuntivo di questo progetto è una capacità organizzativa. La forza lavoro
deve partecipare alla organizzazione aziendale. Noi su questa modalità abbiamo messo in piedi la possibilità di riprenderci dalla seconda guerra mondiale. Vi ricordo, qua vicino a Verona, la Bruna Mondadori era retta da un comitato paritetico, quattro espressioni di Bruna Mondadori, quattro espressioni dei, allora erano i comitati di liberazione nazionale di Verona e di Milano, e congestivano l'azienda. Ma poi che ci sono stati, sono cambiate le variabili ad opera di chi ha governato da lì in avanti, ma siamo ripartiti così per ricostruire l'Italia. E noi abbiamo agito una ricostruzione meravigliosa, ancorché disattenta per l'ambiente, per certe cose. Vi ricordo che un certo Di Vittorio nel 48 fa, era segretario nazionale della CGIL, il più potente allora sindacato, fa un patto del lavoro, e non come ha detto la segretaria attuale, sul lavoro, perché anche i termini vanno pronunciati adeguatamente, dove ha chiesto alla classe operaia di essere silente, di non rivendicare nulla, tasi e tira. E fino al 61, primo sciopero nazionale dei metalmeccanici, sono stati i lavoratori a permettere questo sviluppo e questa ripresa, amici miei, con degli imprenditori saggi, capaci, che si sono anche arricchiti abbondantemente. Dal 48 al 61 tutto è taciuto nel mondo del lavoro. Il tasi e tira è emblematico di quello che ha fatto la classe operaia. È eroica la classe operaia per aver sostenuto questo. È un eroismo totale. E allora deve riprendere una pari dignità dentro il lavoro. E tutta la nostra Costituzione va in questa direzione. Allora, finito? I temi sono. Crisi del sistema capitalistico è davanti a tutti. Ne parlo io e Gianni Tamino, grande Gianni Tamino, è stato anche eurodeputato. Lui parlerà dal punto di vista dell'ambiente, delle risorse, della scarsità, perché è inutile indicare la crescita. Oggi la crescita è una bestemmia, ma lo diceva il Club di Roma nel 1971. Si riuniscono a Roma i più grandi saggi del mondo, compresi quelli del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, e dicono no, non si può crescere perché sennò le risorse non ci sono più. Voi sapete che mi pare a giugno, tardo giugno, abbiamo consumato quest'anno tutte le risorse del pianeta distribuite per anno già in 6 mesi. Questa accelerazione è malsana. Meno male che Tiezzi, grande fisico-chimico, scrive questo libro Tempi storici, tempi biologici, dove fa vedere che l'evoluzione culturale storica ormai ha sopravanzato in maniera iperbolica i tempi della natura e non c'è più compatibilità. La cultura sta distruggendo la natura, che è il nostro corpo, è la nostra base della sopravvivenza. Quindi sono cose che dobbiamo prendere in mano, non possiamo più non pensarle attivamente. Vedete la sciocchezza di Kyoto, ogni anno si trasloca di qualche anno, non solo il nostro evento lo traslochiamo, ma Kyoto prima era 2015, adesso diventa 25, poi diventerà 55, 85, 3025, per fare la cosa, un piccolo abbattimento dei gas, non se ne può più. Bene, economia e lo Stato, ci sarà Roberto Burlando, grande economista, e Sandro Lovadina, l'ingegnere di cui vi dicevo. Burlando parlerà più dei temi generali, è esperto anche di economie non monetarie, entrerà nel merito di queste nuove prospettive. Lui è anche una persona meravigliosa, è un po' gantiano, non guasta ritornare dei valori che hanno avuto storicamente delle verifiche molto importanti. Sandro Lovadina vi stupirà. Penso, spero che voi lo incontriate prima ancora di questa iniziativa, perché lui farà più relazioni itineranti, perché è disposto ogni sabato a muoversi dove lo chiamiamo, lui va, dove lo si chiama va, e ha un approccio un po' particolare che però alla fine fa aprire gli occhi a tutti, anche a me compreso, che diciamo un osservatorio ormai da 40 e passa anni su queste cose, e sono rimasto un po' sconvolto benevolmente da quello che questo ingegnere ci propone come proprio un approccio analitico e gestionale da toccare con mano, straordinario, perché connette il mondo nel suo discorso. Ed è interessante, come dire, interfacciarsi con una modalità di pensiero, che non è solo pensiero ma anche azione. Poi abbiamo un giovane professore, io dico anche un po' mio allievo, perché da piccolo ha lavorato abbastanza con me, è un allievo di Sergio Latouche, Marco Delio, al di là della crescita, cioè questa crescita,
crescita, come la diciamo noi, è come combinare al malato la malattia come cura. Per noi è la malattia che va curata e non invece la soluzione dei mali, la crescita. Quarto modulo, lavoro, organizzazione e gestione d'impresa. Beh, qui abbiamo un guru veneto, è nazionale, e il dottor Bortolussi Giuseppe, il segretario generale della CGA, Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre Venezia, è in televisione ogni giorno, è conosciutissimo, accettato di buon grado, e Bortolussi non è uno che si vende, vende tra virgolette, hanno visto bene il progetto. Qui si parla di patto sociale tra detentori del capitale e forza lavoro, di patto sociale tra generazioni, di nuovo patto tra nord e sud, insomma, hanno accolto l'impianto e viene il dottor Bortolussi, una lezione direi estremamente importante. Tra l'altro gli abbiamo dedicato un'intera pomeriggio, aprirà il secondo weekend lui. Probabilmente l'amministrazione comunale ha chiesto di averlo ospite anche una sera per una conferenza con il dottor De Riu. La data prefissata è il dottor De Riu alle 6, alle 18 del pomeriggio a una conferenza a Milano, quindi se qua alle 21 è improbabile, ma spostando questo, se voi siete d'accordo, assessore, credo che Bortolussi e De Riu possono convenire qui a Sant'Orso per discutere insieme, una data che fisseremo subito. Da ultimo, io avevamo invitato un ospite già venuto qui e io ringrazio per questa scelta che avete fatto, oltre che per Sara Tuscia, il professor il dottor Baranes, che è il presidente della Fondazione di Banca Etica, è anche presidente di Sbilanciamoci, che fa il contro Cernobbio ogni anno, questa iniziativa molto condivisa, molto estesa. Lui in queste date non poteva venire e ha indicato un operatore altrettanto forte, il professor Riccardo Milano, che è stato uno dei fondatori di Banca Etica ed è anche docente di proprio di etica e economia dell'Università Sant'Anna di Pisa, dove proviene la nostra ministressa Carozza della scuola, che anche lei è docente lì. Chiude, oltre che una mia piccola così saluto di chiusura, Mauro Bonaiuti, lui è dell'università, è un economista dell'Università di Torino, assieme anche a Burlando dell'Università di Torino, chiude su possibili scenari di cambiamento, tant'è che il nostro titolo è Economia, impresa, lavoro, ipotesi per una transizione, come ha detto anche l'assessore del Comune di Sant'Orso. Questo è tutto, prego. Sì, io ci tengo a sottolineare che è un laboratorio di carattere interattivo, quindi chi partecipa sarà invitato a partecipare attivamente ponendo domande ma anche riportando la propria esperienza. Quindi saranno istituiti degli atelier, quelli abbiamo chiamati atelier, ma sostanzialmente sono dei focus group nei quali chi partecipa ha la possibilità di porre le proprie questioni come imprenditori e di ricevere risposte. La finalità quindi è una finalità anche pratica, non si tratta di un laboratorio a carattere accademico professorale, ecco. E la nostra iniziativa vorrebbe proseguire con un'associazione con professionisti di vario tipo, consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, che possono aiutare gli associati subito nell'immediato rispetto alle loro attività imprenditoriali. Questo anche in rete con altre realtà. E come polo di osservazione. Grazie.